venuti a trovare Villa Russiz, che è una delle aziende più storiche e più importanti del Friuli. È un'azienda che fa prodotti d'eccellenza, due linee, una linea base dove offre comunque un alto livello di qualità e la linea riserve. Abbiamo assaggiato il Sauvignon de la Tour e il Merlot Graf de la Tour, che è immenso. Vino sicuramente da assaggiare, è impressionante, vale la pena. Villa Russiz è intanto una delle aziende più storiche del territorio del Colio, perché fu fondata nel 1868 da un conte francese chiamato Teodoro de la Tour. Lui, essendo un agronomo, cominciò a piantare i primi vigneti e cominciò le prime produzioni di vino. E ad oggi abbiamo una cantina che produce 250.000 bottiglie all'anno. A Vinitaly noi siamo una di quelle cantine che vogliono proporre un po' tutti i prodotti che produciamo. Fra tutti i tre autoctoni, la Ribolla, la Malvasia, il Friulano, il nostro Les Enfants, che è il nostro vino d'ingresso cosiddetto, e sicuramente il Sauvignon de la Tour, che penso sia il più apprezzato. Noi ci differenziamo da molte cantine, cerchiamo di seguire il territorio e seguire il meno possibile la moda del momento, e quindi dare una bella impronta di quello che è il territorio del Colio e quello che può dare nei vini, esaltando anche l'effetto annata, che per noi è una cosa molto importante, perché riconoscere sempre le differenze tra annate e annate e i diversi sentori che possono dare i vini per noi è una cosa molto importante, anche perché ci piace fare tante degustazioni verticali di più annate.